Rieccoci signore e signori, qui con il Bocca a cucinare tipico livornese. Quest'oggi farò una ricetta veramente spettacolare, farò il cappone che in tutta Italia chiamate scorfano rosso, noi a Livorno si chiama cappone, non so perché, ma io l'ho sempre chiamato così, alla livornese. Ma andiamo a vedere subito gli ingredienti per questo cappone. Allora, gli ingredienti per 2-3 persone sono molto semplici, ci vuole 2 spicchiettini d'aglio, un po' di peperoncino, a seconda delle vostre preferenze naturalmente, se vi piace un po' più piccante o meno, del prezzemolo, un bel cappone, scusate, scorfano rosso, guardate che bellezza, c'è sempre l'occhio duro, guardate che colori, guardate queste garge qua, sono rosse come il cuore mio. E poi ci vorrà della polpa di pomodoro, ma raccomando, polpa, non passata né pelati, polpa bella, bella densa, va bene? Sale quanto basta e olio di vellovono che non deve mai mancare. La prima cosa sarà fare un bel trito d'aglio. Appena fatto il trito d'aglio, prendere l'olio, scaldare un attimo la padella, dopodiché aggiungeremo l'olio. Almeno 5-6 cucchiai d'olio, ci deve essere l'olio, deve fare una bella crema. Andiamo ad aggiungere l'aglio, forse questo qui è un po' troppo, allora ce ne metto un po' di meno di tutto, Bastava un aglio bello grosso, Vedete, già inizia a soffriggere. Allora ci vado a mettere il peperoncino, appena vedete che si imbiondisce abbassiamo intanto, perché se no ve lo brucia tutto. Ci andiamo ad aggiungere il pomodoro, facendo attenzione a non bruciarvi, mi raccomando, lo versate da una parte così, poi prendete un pochino d'acqua, proprio poco poco poco, per sciacquare il pentolino naturalmente come al solito, e ce l'andate a rovesciare. Fatto questo lavoro qui, mescolate bene tutto, che sia il pomodoro che l'olio, l'aglio si incorpori. Guardate quanto aglietto ci è venuto buono, a noi ci piace l'aglio, fa anche buona vermi. Ecco, c'è un te che sa tutto, Andrea. Antibatterico. Bravo. È un disinfettante naturale praticamente, no? Anche antibiotico. Anche antibiotico. Sicché non prendete l'agumentin, ma prendete l'aglio così. Non è proprio uguale, però insomma diciamo che almeno fa meno male di ciuto. Ovviamente non c'ha controindicazioni particolari. E oltretutto anche per la pressione, perché soffre di pressione alta, Pressione alta. Allora ecco perché ce l'ho bassa, mangio tanto aglio. Prendete un tappo, un coperchio, un testo, come si può chiamare in 2 miliardi di modi, e lo mettiamo così a lasciare uno spiraglino per far evaporare. Ci metto il tappo perché a un certo punto il pomodoro inizierà a bollire veramente e schizzerà da tutte le parti. E ora? Ora c'è da pulire il pesce. Fate attenzione quando pulite lo scorfano, il cappone, perché è molto pericoloso. Ha molte spine che quando vi pungano vi fanno un male, ve lo posso dire per esperienza, sono stato anche un paio di giorni con un paio di diti che non le muovo nemmeno dal dolore. Sicché molto semplicemente per pulire, intanto dobbiamo prima squamarlo, allora per squamarlo e tenerlo fermo lo prendete per gli occhi, vedete come l'ho fatto io, così non vi dovrebbe succedere nulla, o se no ancora meglio con un cencio l'agguantate, con uno strofinaccio agguantate e non vi succede nulla. Io per esperienza faccio così e vado a scagliare, guardate che com'è bello duro, questo è di stamani. Fortunatamente mio amico Massimo, che saluto, e il suo nipote mi avevano detto che l'avrebbero presi e io mi sono subito rifornito da loro. Fate molta attenzione in questo frangente qua, perché quando fate così, se vi rimane una di queste qui attaccata a un dito o alla mano, vi fa male per una settimana. C'è un rimedio, però è più doloroso il rimedio della puntura. Dovreste mettere il dito, la mano nell'acqua calda. È un rimedio alla puntura dello scorfano, perché il veleno è termosensibile. Non so se è meglio tenere dolore per un paio di giorni o averci la mano gallata. Allora, abbiamo scagliato bene. Guardate lì, tutte le scaglie sono state eliminate. A questo punto c'è da incidere sotto la pancia nel buchettino. Vedi questo buchettino qui, è dove ci esce, lo sai cosa? Incidete fino ad arrivare quasi alla bocca, vedete? E qui si leva tutto. Questo è il fegato, guardate che bellezza è il fegato. E poi
sempre aiutandovi qui, vi consiglio di prendere un po' di carta o un cencio, perché le garge, come si dice a Livorno, del cappone sono molto dolorose per levarle, perché hanno come delle lame affilate. Dovete prendere e strappare tutto così. Se ve lo fate fare dal vostro pesciaiolo è anche meglio, Dio. Ma quando sono poi freschi, reannagane, eccoci. Ne avrò puliti a 200 miliardi, vedrai. Chi la dura la vince, diceva. Vedi, questo qui è lo stomaco, è gli intestini, tutte le gagge si levano. Guardate che bellezza di pesce. C'è sempre il sangue, vuol dire che è freschissimo. Quando trovate pesci belli sanguinosi, che non ce l'hanno di solito molto sangue pesci, però questo quando è fresco non si sbaglia. Ne levate i filettini, questo qui, e poi c'è da fare un'altra cosa: sciacquarla a modino. Se avete dell'acqua di mare è meglio, se no va benissimo anche l'acqua corrente. Dopo averlo sciacquato bene, sarà da spezzarlo in piccoli pezzi che dovremo mettere poi nel pomodoro. Allora, con un coltello bello affilato incidiamo il pesce e fate, diciamo, questo è per 2-3 persone, almeno 4 pezzi, è 8 etti di pesce, sì, per 2, vai. Cercate di farli della stessa dimensione, così che cucinino in maniera omogenea. E per ultimo vi lasciate la testa, guardate quanta carne c'è nella testa, gli date un corpettino così nel mezzo. A spezzarlo, vedete, guardate che bellezza, una bellezza incredibile, una facilità abbastanza media, diciamo, una facilità media. Allora, fra pulirlo, spezzettarlo tutto, è passato circa 10 minuti, un quarto d'ora, è il tempo che il nostro pomodoro si sia addensato e abbia ritirato l'acqua in più. Guardate che bellezza, si può notare com'è bello solido, cioè com'è bello addensato, scusate. Pronto per metterci il nostro pesce fatto a tranci. Gli date una giratina così. Ed ora, molto semplice, un po' di sale, pizzicottino sulla carne del pesce e un pochino di pepe. Andiamo a ritapparlo, questa volta che sia bello coperto. Dovrà cuocere circa 10 minuti, un quarto d'ora fatto così. In questi 10 minuti, un quarto d'ora, dovremmo rigirarlo solo manualmente, non rigirare tutti i pezzi, perché cuoceranno ugualmente, non vi preoccupate. Ci vediamo dopo. Passati 10 minuti da quando l'ho messo, dovrebbe venirvi una cosa del genere. Vedete, guardate, si è già quasi cotto. L'unica cosa da fare ora sarà quello di far asciugare un attimino il sugo, perché naturalmente l'acqua che è stata emessa, gli umori che sono stati emessi dal pesce hanno un attimo allungato la salsa. Ora, gli ultimi 5 minuti, nemmeno 3 o 4 minuti, lo tenete stappato in maniera che si rapprenda un attimino il sugo e saremo pronti per cucinarlo. Mi raccomando, fate sempre ogni 2 o 3 minuti, fate questo movimento qua con la padella, vedete? Così che non vi rimanga attaccato. 3 minuti e siamo pronti. Il nostro cappone è pronto, lo andiamo a sporzionare su un bel vassoio di portata. Allora, prendiamo prima la codina, la mettiamo in fondo al vassoio, poi prendiamo i pezzettini e per ultimo la testa, facendo attenzione a non romperla troppo. A questo punto prendete tutto il sughino e lo rovesciate sopra così. Ultimo tocco, un po' di prezzemolo. Il gioco è fatto, signori, portate in tavola un piattino che ve lo sognate la notte, Andrea Vistovic, te lo dico. Alla grande. Prima di sognarmelo però lo magno, Bravo, prima magnatelo. Allora, ora si va all'assaggio. Siccome sono un po', diciamo che la parte migliore me la mangio io. Un po' prete, via. Sono un po' prete, sì, mangio il boccone del prete, che sarebbe naturalmente la guancia, che è qui sotto. Guardate che po' di polpina esce fuori, sì, 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 è una bella polpina, guarda. Questa è la cartilagine, si sposta e esce fuori questo aggeggino qua. Molto 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 buono, molto buono. Ecco fatto, guarda. Guarda, questa polpettina qui proprio me la mangio con un po' di sarsina così.
E ti saluta Andrea. Tanto ce n'è un'altra, sei stato bravo. Sono due le guance, eh. Il pomodoro ha preso un sapore del mare. Veramente, non c'è neanche una lisca che mi vuole fregare, invece me la sono mangiata. Veramente, veramente una cosa sublime. Poi questo pesce qui si può fare anche l'esso, viene buono anche l'esso, ma così c'ha uno sprint in più, capito Andrea? Ma che dire? Assaggerà. Ora l'assaggi dopo, sta tranquillo. Che dire? Condividete, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, andate a vedere su Instagram, su Facebook, dove vi pare a voi. E grazie mille, alla prossima, un bacione a tutti quanti.